riunione di ieri si è svolta all'insegna della forte coesione, della volontà di collaborare ai partiti della maggioranza sia all'interno del governo sia per quanto riguarda l'attività parlamentare. Dovremo affrontare la questione della manovra, la priorità per noi di Forza Italia, ma è la priorità di tutti, si chiama difesa del potere d'acquisto di stipendi e pensioni, quindi bisognerà confermare il taglio del cuneo fiscale, bisognerà cercare di detassare, dove sarà possibile, tredicesime, premi di produzione straordinari, pensiamo anche per ridurre l'annoso problema delle liste di attesa, di favorire medici e infermieri, anche qui attraverso una detassazione degli straordinari, è una delle ipotesi che stiamo facendo, e quindi da questo punto di vista mi auguro che si possa cercare di aiutare i cittadini sul tema importantissimo della salute. Oggi ci sarà una riunione della Commissione economica di Forza Italia per cominciare a valutare i costi, i benefici e anche possibilità di trovare delle entrate delle casse dello Stato, e porteremo le nostre idee, le nostre proposte, le nostre valutazioni sia al Ministro Giorgetti sia in occasione del prossimo incontro tra le forze di maggioranza. Ripeto, quello che conta è la volontà di governare insieme, come ci hanno chiesto i cittadini, fino alla fine della legislatura. Da questo punto di vista sono sicuro che le cose andranno nella giusta e buona direzione.